ci troviamo sulla strada pubblica del comune di Augusta, via delle Saline. Qui è Giorgio Casula che vi parla a nome dei residenti del quartiere che tutti questi residenti ci hanno sollecitati a venire qui, l'operatore Roberto e chi vi sta parlando, perché dobbiamo documentare questa situazione. Questa è una griglia di fognatura e guardate dove siamo arrivati, no? Qui le automobili passano e qui l'asfalto è stato eroso dal continuo flusso dell'acqua. E perché questo succede? Perché è successo che appunto la griglia sia stata sprofondata? Perché qui passano i tir che vengono dal deposito Macet, autorizzati anni fa dall'amministrazione Carrubba, passano da qui, come se questa fosse una strada da percorrere, no? Tranquillamente. Fu fatta allora per uno scopo, diremmo, giusto, perché intasavano i tir il passaggio a livello, ma adesso la situazione è grave, è peggiorata, anche perché questi tir sono pesantissimi e evidentemente l'asfalto non è adeguato, non sono stati adeguati neanche questi lavori, che non sono stati realizzati dai privati, i privati che hanno asfaltato il quartiere dove ci troviamo e dove siamo stati altre volte, come già abbiamo documentato in altre circostanze, che è un quartiere che si allaga quando ci sono le piogge insistenti, perché qui questa strada pubblica diventa una calle veneziana, un fiume d'acqua. Dopo che abbiamo segnalato tante volte questa situazione anche con video documentati, non è successo nulla, sia all'epoca dell'amministrazione Carrubba, sia adesso da 2 anni a questa parte c'è un'altra amministrazione. Questo problema è stato segnalato ai vigili urbani, dai residenti del quartiere, da gente che lavora qui, ci hanno riferito che hanno parlato con i vigili urbani, una pattuglia che è transitata da qui, probabilmente anche in qualche modo potuto danneggiare l'automobile del comune, il veicolo dei vigili urbani, che è un veicolo municipale. I vigili urbani hanno risposto alla persona che non si è voluta far inquadrare che dovevano andare al giovedì perché avevano quella priorità. Giustamente, questa non è una priorità, chi lo sa, potrebbero anche farsi male i motorini, cioè i ragazzi che stanno sui motorini, e se poi succede qualcosa piangiamo sul latte versato. Oppure poi devono fare causa al comune con esborso di denaro pubblico. Ma poiché siamo qui, andiamo a vedere la situazione che potrebbe essere risolta se si canalizzasse l'acqua che piove qui, che viene a dirotto insistentemente, se si potesse pulire tutta questa zona. Questo è, se non è del comune, allora appartiene alle Ferrovie dello Stato, ma il comune potrebbe farsi parte dirigente perché risolve questo problema, ma non pensiamo sia delle Ferrovie dello Stato, che le Ferrovie dello Stato utilizzano il tratto soprastante per la linea ferrata. Qui siamo nella zona umida che porta alle saline. Se si canalizzasse sotto questo ponticello che appartiene alle Ferrovie dello Stato, ma se si canalizzassero le opportune condutture, forse le acque andrebbero a finire, le acque piovane insistenti e prolungate andrebbero a finire alle saline, e quindi si potrebbe risolvere il problema dell'allagamento. Così ci hanno detto alcuni tecnici, noi siamo in attesa di avere una risposta da parte dell'amministrazione comunale, dell'ufficio tecnico, se non vogliono intervenire gli assessori preposti o il sindaco. L'ufficio tecnico è qui dietro, possibile che non possano vedere con i propri occhi o che non ricevano questi messaggi che noi mandiamo a nome di tutti i cittadini e di quelli che passano da qui? Questa è una strada pubblica che porta anche all'ospedale di Augusta,